Buonasera, ben trovati, nuova puntata di Nero su Bianco. Questa sera torneremo ad affrontare le problematiche di Saione, della sicurezza, di quelle che possono essere anche le future scelte dell'amministrazione comunale guidata da Alessandro Chinelli. In particolare si è parlato abbastanza nelle ultime settimane anche di quella che potrebbe essere la nuova collocazione della sede della Polizia Municipale, una zona che ogni giorno ci propone notizie di cronaca, arresti, blitz, l'ultimo quello della municipale nella giornata di mercoledì, vedremo subito tra poco il servizio, così come ci propone alcune zone di degrado come via Provenza, vedremo ancora una volta com'è ridotta questa strada senza uscita che si trova proprio accanto alla manutenzione del comune di Arezzo. Abbiamo tanti ospiti per parlarne, ovviamente per parlarne anche in chiave politica, e allora saluto il consigliere regionale e comunale per quanto riguarda il comune di Arezzo della Lega, Marco Casucci, benvenuto. Buonasera a tutti. Doppia veste anche per Alessandro Caneschi, consigliere comunale e provinciale del Partito Democratico, buonasera. Buonasera a tutti. A Saione è nato anche un comitato, comitato Ascoltando Saione, abbiamo Giulia Perucchio, benvenuta, buonasera. E sempre per dare voce a chi a Saione insomma ci vive e ci lavora c'è Fabrizio Ghironi di Confesercenti, che è stato anche tra le anime del nuovo mercato di Piazza Zucchi del martedì, benvenuto. Grazie a voi, buonasera a tutti. E Piero Franchini che è lì quotidianamente e sono sempre anche qui. Anche qui, quindi non so come fai col negozio, sì, però effettivamente è vero. Sono doppia veste anche per te, doppio incarico. Sono due, Piero e il Franchini. Il Franchini l'ha lasciato al negozio. Allora, vediamo adesso un attimo subito l'ultimo blitz della municipale a Campo di Marte. La morsa si sta stringendo, tenete presente che quello di ieri è semplicemente un anello di una lunga catena, soprattutto fatto dalle forze di polizia dello Stato, che anche il giorno prima avevano fatto delle operazioni analoghe. Quindi noi abbiamo semplicemente continuato in questo percorso. Ancora un blitz all'ennesimo della Polizia di Stato a Campo di Marte, nel quartiere di Saione, una delle zone più calde della città, teatro negli ultimi tempi di numerosi episodi di microcriminalità e degrado. 20 in tutto le persone tra spacciatori e assuntori identificate o denunciate dalla Polizia Municipale. Si tratta di cittadini italiani ma anche extracomunitari, provenienti soprattutto dalla Nigeria o dal Ghana, sequestrati infine 26 grammi di hashish e 4 di cocaina. Sono state controllate 15 persone, 6 sono state denunciate per irregolarità alla legge 286 del 98, cioè le norme sull'immigrazione. Una persona è stata denunciata per possesso di sostanze stupefacenti. Abbiamo poi segnalato alla prefettura una persona per l'articolo 75, altre due persone sono state invece multate sulla base del nuovo regolamento di polizia urbana, oltre ovviamente ai controlli in materia amministrativa. A lanciare l'allarme negli ultimi giorni erano stati nuovamente i commercianti e i residenti della zona a preoccupare maggiormente le gallerie dell'ex Palazzo Standa. Dal sindaco di Arezzo Alessandro Chinelli era partita la proposta di chiudere l'accesso proprio alle gallerie. Una soluzione attualmente è allo studio del sindaco di Arezzo ed è un provvedimento che riguarda una migliore salvaguardia della proprietà. Ovviamente è ancora allo studio, io ovviamente mi devo rimettere a quelle che poi saranno le decisioni della parte politica, però ovviamente ieri abbiamo potuto, anch'io, ho potuto constatare de visu che la situazione insomma merita un approfondimento piuttosto urgente. Allora, potrebbe essere, chiedo al consigliere Marco Casucci, una soluzione quantomeno tampone per risolvere un problema annoso che va avanti da tempo, che ha vissuto momenti più o meno gravi, però che si ripropone continuamente. Diciamo che il problema di Saione non è un problema di oggi, questo è un dato di fatto, è un problema che si ripropone con intensità differente secondo i vari momenti. Naturalmente negli ultimi anni c'è stato un acuirsi di certi fenomeni dovuti probabilmente anche a una digestione di certi fenomeni da parte dei governi nazionali che noi non abbiamo assolutamente condiviso.
Saione è un quartiere oggi che resta vivibile soprattutto grazie al lavoro, grazie alla quotidianità di tanti residenti di lunga data. E io direi proprio a tenere la barra dritta sul concetto di residenza. Il concetto di residenza è fondamentale per tornare a far rivivere Saione. Tutte le iniziative devono andare a premiare soprattutto chi risiede a Saione. Per me, come leghista, il concetto di residenza è un concetto fondamentale perché lega appunto l'interesse al territorio, alla vivibilità dei quartieri in cui siamo, e questo è determinante per una buona politica che deve essere fatta nei confronti della città. Certamente a sentire il comandante Cecchini dimostra un'attenzione continua e questo va anche a... Per la prima volta possiamo ad esempio notare come è stato fatto delle importanti operazioni di interforze. Questo è successo negli ultimi anni. Ci sono stati un miglioramento che naturalmente non deve assolutamente far calare l'attenzione, anzi ci mancherebbe altro. Noi siamo una forza molto attiva sul territorio, posso personalmente dire che sono talmente legato a Saione, anche, permettetemi un aneddoto personale, io diciamo in quel quartiere ho fatto la festa di metà mandato, il mio metà mandato da consigliere regionale. Questo a dimostrare proprio come teniamo i quartieri che la città di Arezzo, diciamo che i quartieri che sono più in difficoltà della città di Arezzo. È una scelta politica, bisogna anche viverle certe scelte. Io ci capito spesso, anche perché come tutti sanno sono un pendolare che spesso si ferma, quindi inevitabilmente circolo a Saione come circolo in altri quartieri delle città che mi portano a Firenze da Terontolo, ecco, quindi su questo c'è un'attenzione continua e è un'attenzione anche fisica, se mi posso permettere, che non è poco oggi, perché insomma poi bisogna essere concretamente presenti. E poi se vogliamo andare a parlare dopo parleremo poi attività. Anche di sì. Chiedo ad Alessandro Canischi, ecco, abbiamo visto l'impegno della municipale, quindi anche su input immagino del sindaco, di questa ordinanza che potrebbe in qualche modo limitare la problematica. Il comune potrebbe fare di più, oppure come diceva appunto Marco Casucci è un problema annoso e che ovviamente non riguarda molto il livello locale, insomma, perché ovviamente sono problemi anche sociali, perché la droga qualcuno la consuma e se c'è chi la spaccia. Penso che non il problema della sicurezza, il problema dello spaccio non si risolve esclusivamente con questo provvedimento, deve essere un'azione combinata appunto di provvedimenti, di azioni che deve mettere in campo l'amministrazione comunale e anche tutto il resto delle forze dell'ordine. Anche in passato l'azione combinata, c'è stato sempre un certo appunto azioni messe insieme tra le varie forze dell'ordine. È chiaro che l'amministrazione comunale però dovrebbe fare di più, o perlomeno anche in base a quello che aveva promesso in campagna elettorale doveva fare assolutamente di più. Purtroppo sono passati 3 anni, ma un dato lo devo registrare: le promesse fatte in campagna elettorale dal sindaco sulla lotta alla sicurezza, la lotta al degrado si sono purtroppo, dico da retino, purtroppo rilevato solamente una bolla di sapone. Chiedo a Giulia, com'è oggi vivere Saione? Cioè, vi sentite ancora meno al sicuro magari di quando è nato il comitato, perché ci sono state anche aggressioni, scippi negli scorsi mesi, ecco, come lo vivete? Certo, io vivo molto bene il quartiere, io lo vivo molto bene, e sì, ci sono state aggressioni, ci sono stati scippi nel passato, e ci sono state svariate risse anche nel passato. È certo che la presenza della sicurezza e delle forze speciali da Firenze, eccetera, hanno avuto un impatto. Contemporaneamente rimane questo forte disagio, soprattutto un disagio sociale presente nel quartiere. Fabrizio, come la vedi tu? Come la vedo? La vedo. I fatti di cronaca quotidiani parlano chiaro, sicuramente siamo in una fase molto delicata, però è altrettanto vero che a fianco all'opera delle istituzioni, delle autorità, è fondamentale contribuire anche da parte dei residenti e di chi come me opera nella zona, di contribuire anche a valorizzare la zona attraverso iniziative, attraverso un presidio attivo e di collaborazione anche con le autorità. Non si può pensare
a risolvere il problema militarizzando la zona. Ci vuole un controllo del territorio molto forte, determinato, con una certa progettualità, ma è altrettanto vero che la zona va vissuta, va fatta vivere, perché se la zona vive sicuramente c'è un presidio, un controllo del territorio migliore e è un deterrente molto forte e valido per limitare quantomeno gli episodi che da tempo si ripetono. Quindi penso che sia un connubio vincente quello dell'operato delle forze dell'ordine insieme a quello dei residenti e dei commercianti, che non si arrendono, sono consapevoli della forza della zona per contribuire a rilanciarla, rilanciarla all'insegna della vivibilità, del commercio e di quella vitalità che la zona, sono certo, sarà in grado di esprimere, soprattutto con interventi ancora più decisi anche dal punto di vista istituzionale. È un percorso che sicuramente dobbiamo condividere insieme alle istituzioni. Piero. Sì, io vivo lì da circa 21 anni, quindi ho lì l'attività e quindi conosco molto bene la zona e mi ricordo appunto in un passato non poi tanto lontano che effettivamente si viveva molto meglio. Perché? Perché chiaramente c'è stata un'esplosione, diciamo, di questa appunto piccola criminalità. Perché? Perché probabilmente lì ci sono stati vari errori anche magari commessi da chi ha proprietà in quelle zone, perché magari prima avevano diciamo, si affittava anche a persone che venivano da fuori e probabilmente però e ci sono ancora tantissime famiglie che da tanti anni vivono lì e sono tranquille, sono persone che ormai si sono integrate, si sono... Poi dopo però che è successo? È successo che è arrivata un po' questa microcriminalità e lì dopo alcuni sono andati via, hanno lasciato i quartieri vuoti e in questi quartieri vuoti purtroppo non si è guardato tanto a chi si affittavano, perché è risultato che ci sono per dire case dove abitano in molti, quindi abitano magari gente che è sconclusionata, che non ha un lavoro, che non ha... E quindi ecco, probabilmente diciamo che l'interesse di ognuno di noi certe volte magari fa perdere il giusto equilibrio. Certo. Ora io dico che probabilmente però secondo il mio punto di vista, al di là del problema di sicurezza che secondo me soprattutto è dovuto a questo spaccio della droga, e quindi ecco, e quindi però c'è chi spaccia e c'è chi compra. Quindi, sono tanti che comprano e non credo che siano solo gente extracomunitaria, anzi, quelli probabilmente sono quelli che hanno meno soldi. E quindi ecco, probabilmente diciamo c'è chi li supporta. Allora, poi ecco l'altro grave problema è quello appunto di avere una pseudo giustizia, perché io la chiamo così, perché non ha diciamo né capo né coda, perché chiaramente certe volte io mi sono trovato a parlare con degli amici delle forze dell'ordine e in qualche caso è successo che al momento in cui loro avevano steso il verbale quelli erano già fuori, e quindi è così che, cioè, vuol dire, allora probabilmente diciamo che questo reato che poi come si pensa e si dice che praticamente per uso personale, quindi poca... La modica. Dopo sentiremo l'avvocato Gravellini, appunto, cioè del perché ci sono queste scarcerazioni facili. Appunto, quindi voglio dire, questo certo. Secondo me è un grosso problema. Certo. Perché viaggiano con poca quantità e quindi loro lo sanno, capito? Cioè, sono diventati furbi. Ci vuole la mano dura, ci vuole. Ci fermiamo un secondo e poi entriamo, dopo parleremo di questo, entriamo nel tema della sede della Polizia Municipale, perché il PD su questo ha fatto una conferenza stampa, sentiremo anche il giudizio dell'ex vice sindaco Marconi, cioè colui che portò la sede laggiù, diciamo una scelta abbastanza sbagliata si può dire, glielo diciamo. Anche lui tutte l'ha presa. No, glielo diciamo quotidianamente, glielo diciamo, però adesso sempre. Vediamo dove viene portata e se si può evitare magari un altro errore, comunque ne parliamo tra poco.
Eccoci tornati, stiamo parlando di Saione, di sicurezza e adesso anche della nuova collocazione della sede della Polizia Municipale. Il Partito Democratico la scorsa settimana ha fatto una conferenza stampa sollevando un problema, l'aveva sollevato anche Rifondazione Comunista, che non ha consiglieri, però sono molto attivi nei comunicati, comunque nel sollevare delle problematiche, anche in modo acuto, dobbiamo dire. Qual è la cosa che non vi convince di un investimento che arriva quasi a 3 milioni tra ristrutturazione e acquisto? Sì, allora, innanzitutto mi preme dire che il nostro gruppo consigliare si è occupato di questo tema già a partire da fine dell'anno 2017. Nel momento in cui l'amministrazione comunale ha pubblicato una manifestazione di interesse appunto per la ricerca di questo immobile privato da destinare alla Polizia Municipale. Recentemente poi, come hai ricordato, abbiamo fatto una conferenza stampa semplicemente nella quale abbiamo fatto una proposta, che ci sembra una proposta di buon senso, una proposta che risponde anche appunto agli input che l'amministrazione comunale aveva dato, che è quella appunto di riportare la sede della Polizia Municipale all'interno del centro urbano, in particolare all'interno del quartiere di Saione. Una scelta che dico subito che condivido, quindi su questo non ho nulla da obiettare. Ma abbiamo da obiettare appunto sul fatto che l'amministrazione comunale ha fatto un bando per ricercare un immobile privato, e questo non lo riteniamo dal punto di vista amministrativo una pratica corretta, perché a Saione l'amministrazione comunale ha una grande area, che è l'area appunto dove insistono gli uffici della manutenzione in via Tagliamento, quindi perfettamente all'interno del quartiere di Saione, che potrebbe ospitare tranquillamente la sede della Polizia Municipale. Ci sono capannoni da poter riutilizzare, ci sono aree che possono essere edificate del tutto e tra l'altro in una posizione strategica dal punto di vista della viabilità, che da una parte si entra in centro, dall'altra facendo il sottopasso di Viarno siamo già nei pressi della tangenziale urbana, quindi in una posizione altamente strategica anche dal punto di vista della mobilità. E l'investimento che l'amministrazione comunale ha messo, 1 milione di euro circa per l'acquisto della nuova sede e poi 2 milioni e 3, 2 milioni e 4 per ristrutturare la sede che il comune individuerà con un bando pubblico, la cui scadenza è stata appunto di qualche giorno fa, il 18 è scaduta il bando, ora non sappiamo ancora quante offerte o quante proposte sono pervenute, però devo dire che rispetto alla proposta del comune, evitando di andare a comprare un immobile privato, così subito si risparmia circa 1 milione di euro. E quindi in questi periodi, insomma, in cui le amministrazioni comunali anche giustamente piangono la miseria delle risorse, penso che debba essere fatto un ragionamento che l'amministrazione comunale deve fare in maniera ponderata e appunto negli interessi delle risorse e negli interessi dei cittadini. Allora, condividiamo queste riflessioni oppure no? Innanzitutto mi sento di dire che occorrerà parlare quando sapremo i risultati, perché se no altrimenti parliamo di ipotesi e si è fatto un gran chiacchierare di ipotesi che poi tipo via filzi, che di fatto non sono una realtà a tutt'oggi. Questo è assolutamente il primo dato da mettere in evidenza, come mi sento di mettere in evidenza che siamo stati tra le primissime forze politiche a individuare l'esigenza di riportare la stazione diciamo nel centro storico e soprattutto in un quartiere in difficoltà come Saione. Questi sono dei dati di fatto oggettivi. Mi sento altresì di mettere in evidenza come la procedura di passare attraverso un bando sia assolutamente dimostrazione di trasparenza e sia una scelta voluta dall'amministrazione. Al tempo stesso, io questo lo devo dire, come gruppo consigliare la ipotesi di via Tagliamento non è che noi diciamo sia mai stata disdegnata neppure da noi, perché va assolutamente messa in evidenza anche questo dato politico. Diciamo, ripeto, occorrerà vedere i risultati del bando e sulla base di quei risultati occorrerà parlare, perché probabilmente potrebbe essere anche un'ipotesi migliore della stessa via Tagliamento. Non mi sento di parlare su quello che oggi non è certezza. Io Marco non abbiamo mai parlato di ipotesi. Ho sentito parlare troppo alcuni gruppi politici, è l'ora di finirla. Noi non abbiamo assolutamente mai parlato di ipotesi, quella sì, quella no, a riguardo di
di immobili privati. Noi abbiamo fatto solamente un ragionamento di buon senso che, al di là del bando che tratta esclusivamente immobili privati e che quel bando prevede l'investimento di 1 milione di euro da parte dell'amministrazione comunale, noi abbiamo detto quel bando non ha senso farlo, va bene? Abbiamo un'area dove poter costruire, un'area di proprietà pubblica dove poter costruire, e quindi costruiamo lì. Noi abbiamo fatto quel ragionamento che, ripeto, è un ragionamento di buon senso. Io non voglio entrare in merito fino a che appunto non ci saranno le domande. Il comunicato voi avete scritto di Fabio Filzi, no? Tra le ipotesi. No, il comunicato vorrei mettere in chiaro questo, però, che indubbiamente, ripeto, fino a quando non ci sarà certezza, e mi sembra che parlare prima, mi sembra che io posso capire le ragioni di chi fa opposizione, ma aspettiamo i risultati e sulla base di quei risultati cominciamo a fare una considerazione politica. Una considerazione politica precedente ai risultati di un bando oggettivamente può servire semplicemente a chi fa opposizione. Ma il bando, cioè, ripeto, non ha senso il bando, a parte il fatto che il bando, cioè, ha detto questione di trasparenza, no? E questo è un obbligo di legge, non è che l'amministrazione ha fatto una scelta per comprare un bando un immobile privato. Le amministrazioni comunali devono fare un bando su questo, indubbiamente, e ci mancherebbe altro, lo sappiamo bene. Era chiaro che io volevo mettere in evidenza come, ecco, è stata fatta una scelta per poter individuare più possibilità, ecco. Però ecco perché, cioè, come questa storia di via Fabio Filzi, come è venuta fuori? Perché da qualche parte sarà venuta, nel senso, è venuta fuori. Noi ci siamo anche stati, adesso vediamo. È venuta fuori, così, giusto, io l'unica traccia, diciamo, l'unica, sì, di via Filzi è venuta fuori, è emersa in una petizione da parte degli agenti della Polizia Municipale, che è partito per impulso di una sigla sindacale, che poi dopo invece hanno fatto proprio a tutte le RSU dei dipendenti del comune. Quindi lì sono state fatte delle valutazioni anche su quella sede, non so per quale motivo, però ripeto, noi non abbiamo mai parlato di questa sede e ne parleremo nell'eventualità che fosse tra le proposte presentate, ne parleremo successivamente. Ripeto, sì, è importante anche questo concetto, soltanto dopo l'individuazione potremo ragionare anche, okay, eventualmente di via Filzi. Noi comunque voglio sentire voi se una sede nel quartiere Saione vi può, insomma, anche far sentire più sicuri, certo, come era una volta poi, tra l'altro. Certo. Vediamo con Giuseppe Marconi, che poi spiega anche per questa storia, no, della sede spostata un po' lontano, insomma, dalla città. Sentiamo lui cosa ne pensa di questo immobile, questo ex asilo di via Fabio Filzi. Veramente messo bene, un sacco di parcheggi, facilmente raggiungibile. Chi è di proprietà? Non lo so, non mi interessa. E facilmente molto raggiungibile. Sicuramente poi qui è un vantaggio per la Polizia Municipale, perché le multe ce ne fa iosa, perché qui è impossibile poterci venire in una strada del genere. È stretta, non c'è un parcheggio, è un senso unico, insieme fra due strade trafficate, in mezzo alla città, è veramente ridicolo. Ora, io la misi all'ATAM, no? Perché l'ex ATAM, dico sì, poi ti dicono sì, però costa 110.000 euro. Ma che costa 110.000 euro? La proprietà di ATAM è il 100% del comune d'Arezzo, quindi è una partita di Ciro, non costa assolutamente niente la sede di ATAM. È un giro che il comune d'Arezzo paga l'ATAM in un'azienda sua partecipata al 100%, che se vuole l'azienda partecipata potrebbe anche far reddito e rimandarlo tutto al comune. Invece gli fanno fare i lavori per il comune, giustamente, quindi è come se desse un ritorno alla città. Quindi il comune d'Arezzo alla sede attuale non spende niente. Visto che c'è tante aree da poterlo mettere, ma perché andare a spendere qui veramente in un posto illogico? Questo è un posto illogico. Ma Saione, quindi il PD dice bene Saione, però non spendendo soldi nuovi, ma utilizzando via Tagliamento. Che serve? Metteci una sede e poi con chi ci vengono qui? Mettiamo un bus navetta, anche alla gente facciamo un servizio speciale per venire a vicino urbani. Però dico, veramente qui è illogico. Il comune d'Arezzo ha tante proprietà, utilizzi le sue proprietà. Non ho capito perché deve andare. È vero, capisco perché via Tagliamento, che è stata indicata dalle minoranze per utilizzarla, perché in via Tagliamento ci sarebbe stato un vecchio progetto, l'area di venderla al 50% per ricavare liquidità per l'amministrazione, e un 50% addirittura si paventava anche di farci le case popolari una volta. Quindi questo magari può darsi che ci sia la problematica, ma se non c'è via Tagliamento ci sono tante. Dico, il mercato ortofrutticolo non ci possiamo fare la sede, anche la sede della Polizia Municipale, c'è tanto spazio.
per dirtene una, che poi ce ne sono tante altre proprietà comunali che attualmente sono dismesse. Abbiamo un casermone della piazza della Codorna completamente vuoto, perché lì ce la possiamo fare, la sede della Polizia Municipale, c'è anche il vantaggio del bel parcheggio davanti. Quindi non ho capito perché infilarsi in questo buco. È solo una ipotesi, cioè una voce, quindi stiamo commentando una voce. Va bene, allora, questa voce diciamo che è veramente illogica, perché infilare i vigili urbani in questo buco sarebbe veramente un controsenso. Chiedo a Giulia, ecco, come la prendereste avere la sede della Municipale a Saione? Certo, allora, il discorso della sede è stata inserita all'interno della petizione di quartiere che il nuovo comitato di Saione ha scritto e sta in questo momento divulgando. Questa petizione mira ad andare a un consiglio comunale aperto per permettere ai residenti del quartiere a dialogare direttamente col sindaco, le istituzioni e i consiglieri. Il motivo per cui abbiamo inserito la possibilità di avere la sede della municipale a Saione e soprattutto in via Tagliamento è perché a noi interessa un uso di questi locali che sono sfitti e che creano una specie di buco in quel luogo, in quella parte del quartiere, e che a nostro parere sarebbe incredibilmente utile da parte delle istituzioni inserire un'attività, far vivere quella parte del quartiere anche tramite la Polizia Municipale. È importante a nostro avviso un presidio costante da parte della Polizia Municipale, ma soprattutto un rapporto con i residenti. Quindi un'altra voce che avevamo inserito era il discorso del vigile di quartiere, quindi la presenza di una sede della Polizia Municipale già all'interno del quartiere, con l'idea di avere dei vigili di quartiere che hanno e costruiscono un rapporto con i residenti, sarebbe fondamentale. Però vorrei semplicemente aggiungere una brevissima parentesi, che l'idea della sicurezza e del presidio della Polizia Municipale è importante. Contemporaneamente noi interessa analizzare il problema a livello di sistema. Se si parla di sicurezza a Saione, si deve anche parlare del Parco Pionta, di tutto il discorso della sua gestione, delle aree strepitose che ci sono lì all'interno del parco e come potrebbero essere gestite, come potrebbero usate pienamente. Si dovrebbe parlare anche delle dipendenze, delle sostanze e di chi ha già queste difficoltà e poi fa uso e compra, come abbiamo detto prima, e di intercettare queste utenze e cercare di andare incontro e allontanarle da questa situazione. Si parla anche di locali sfitti, e questo bisogna ringraziare Confcommercio e il nuovo progetto di Wake Up Saione. Si deve parlare di vivere il quartiere, qui si ringrazia Fabrizio Grironi e Confesercenti per il nuovo mercatino in Piazza Zucchi. E come ultima cosa, che non è assolutamente ultima ma è prima, si deve parlare di ascolto dei residenti, di dare ai residenti un luogo permanente per poter avere un dialogo continuo con le istituzioni e con il comune. Tra l'altro oggi in queste ore Lucia Tanti ha annunciato anche che farà una sorta di tour nei centri di aggregazione sociale, che devono diventare, dice l'assessore Tanti, un luogo di dialogo e fare un po' quello che facevano le circoscrizioni. Insomma, non sarebbe un'idea certo, sbagliata, sì, tutt'altro. No? Posso dire che lo dite a chi rappresenta una forza politica che fa dell'ascolto attivo, soprattutto di piazza, il suo punto forte, perché siamo forse è rimasta l'ultima forza che si sta a fare banchini, calcevo, inverno, estate. Diciamo, con questa storia dei costi della politica, poi alla fine si sono cancellati i livelli più bassi vicini al cittadino, no? Perché le circoscrizioni, via, che poi chissà quanto costavano queste circoscrizioni, no? Poi le province rimaste, ma in modo per quanto riguarda assurdo, perché non hanno senso il discorso sugli enti locali. Diciamo che ne parlavo prima della trasmissione, sì, c'è stato il discorso dei centri per impiego, che è stata gestita la grande affare degli enti locali in Italia con un'approssimazione negli ultimi anni, che ha visto poi, ecco, veramente colpire chi ha fatto uso di quell'approssimazione. Sulla conferenza stampa della storia Tanti, devo dire che mi trovo d'accordo sul fatto che i centri di aggregazione riprendano quel ruolo che, ahimè, le circoscrizioni non hanno più. Io, fra l'altro, ho avuto la fortuna di essere consigliere di circoscrizione proprio a Saione,
e devo dire che le risposte che si potevano dare e l'ascolto che si poteva dare ai cittadini tramite le circoscrizioni era veramente uno strumento molto, molto positivo. Però ahimè, tornando al problema di Saione e a quello che giustamente Giulia chiedeva, che appunto un punto di ascolto, un centro dei locali dove appunto i cittadini si possono ritrovare, ahimè devo segnalare che a Saione questi locali non esistono, perché ci sono attualmente i locali dell'ex circoscrizione Saione, ma penso che a breve questi locali non saranno nemmeno più disponibili, perché l'amministrazione comunale ha destinato questi locali o destinerà questi locali a un progetto lodevolissimo, che è quello in applicazione della legge sul dopo di noi, e quindi nulla che dire su questo progetto, ma ahimè potrebbe venir meno un punto di aggregazione. Parliamo sui fatti però, perché potrà. Guarda, allora Marco, non potrà. Polemica no, fino a non potrà. C'è una delibera di giunta in cui dice che questi locali... Vediamo cosa succederà, se ci sarà un'altra area individuata. Non è che si può ragionare sempre sull'ipotesi che dovrà peggiorare il mondo, soprattutto a Saione. Però noi non abbiamo contribuito a peggiorare il mondo a Saione. Faccio polemica, si parla di dati. Io mi baso sui dati. C'è una delibera di giunta che dice che quei locali vengono individuati per il progetto del dopo di noi. Io ho detto esclusivamente che quei locali purtroppo a breve non saranno più disponibili. Non ho mica detto che poi l'amministrazione comunale non possa trovare altre soluzioni. Si capisce bene che il ragionamento che facevi in considerazione della mancanza del punto d'ascolto è come a dire che l'amministrazione tende ancora a diminuire. Ripeto, sulla base di qualcosa che ancora non è stato fatto. Sulla base di atti ufficiali. La quotidianità. Allora, se le delibere di giunta contano qualcosa è un atto ufficiale. Sì. Se non conta niente, chiamiamo la giunta. Vedremo che cosa succederà, ma non puoi ragionare sulla base di una delibera se ancora non è stata individuata un'area sostitutiva per poter fare lo stesso. Abbiamo la pubblicità, torniamo subito. Eccoci tornati, Nero su Bianco, parliamo di Saione. Volevo sentire anche Fabrizio, serve proprio una nuova sede della municipale o basterebbe anche un presidio, cioè oppure il vicino di quartiere, quello che è? Ma intanto io sono favorevole a riportare, visto il ruolo dei vigili urbani, di riportarli in città, questo ruolo, la vicinanza che devono avere con i cittadini. Per quanto riguarda portarli a Saione, senza dubbio per noi che comunque operiamo, viviamo a Saione, è una soddisfazione e la riteniamo una cosa utile, non solo dal punto di vista strategico ed operativo, considerando anche come si snoda in quella zona la viabilità, però questo lo lascio ai tecnici, al buon governo, ai politici, all'opposizione che oggi sono accalorati, però se questo accaloramento porta poi a un buon senso che riesce a superare le differenze, perché la città ha bisogno di risposte concrete, io sono dell'idea che la risposta di portare i vigili a Saione rappresenti anche un dato positivo in tema di immagine, di rilancio della zona, che oggi è stata bersagliata a causa dell'escalation di questi fatti di cronaca. Quindi è una risposta particolare, che ha un sapore particolare, anche sociale, e rappresenterebbe veramente un punto di riferimento per Saione. Per ritornare a presidiare un luogo. Per ritornare a presidiare un luogo, per ridar sicurezza a quel luogo che purtroppo è teatro di episodi che si ripetono quotidianamente, ma torno a ripetere che ha delle grandi capacità di rilancio e solo dall'ascolto, dall'incontro tra tutte le parti in causa, quindi i cittadini, i commercianti, la politica a tutti i livelli, può veramente e concretamente risollevarsi e ridare un'immagine rinnovata e diversa. E quindi vi invito, veramente mi fa piacere che ci sia questo interesse, anche questo accaloramento, ma vi invito al buon senso e anziché ricercare sempre giustificazione anche in quello che compete al governo centrale, che purtroppo negli ultimi anni non sta veramente non è alla luce per
per rispondere alle esigenze, scusate, sono delle idee che vanno ricercate rispetto alle cose che può fare il governo della città, quindi creare iniziative e presidiare al meglio il territorio. Poi il fatto che li mettono dentro e il giorno dopo li rilasciano è un problema grande, ma riguarda, va oltre a quello che è il governo della città. Noi ci aspettiamo quindi iniziative concrete, risposte concrete, nonostante siamo consapevoli che anche chi governa ha delle grosse difficoltà attualmente. Sì, dunque io appunto volevo proseguire un po' su questo discorso, no? Perché chiaramente noi ci affidiamo soprattutto, il ruolo più importante appunto è quello delle forze dell'ordine, quindi credo che tutti gli abitanti o i residenti oppure chi opera in Saione sarebbe ben contento di avere lì il comando dei vigili urbani che sono. Ma al di là anche di questo, per dire, io credo che ci sia bisogno anche di supporti importanti per altri tipi di controllo, perché noi vediamo, per dire, certe volte che certi locali, certi ambienti, che io sfido qualsiasi italiano che apre un'attività e la tiene in quel modo a farla restare aperta. Quindi ecco, io intendo dire che controlli ce ne sono stati su alcuni ambienti, su altri a me mi risulta poco, e quindi ecco, ci vorrebbe anche qui di vedere da parte della ASL, da parte di tutte quelle organizzazioni preposte appunto a far sì che lì si svolga un ruolo importante per fare del bene a chi opera nella città, quindi anche a quelli che appunto vanno a comprare in quei locali. E invece purtroppo si vede che questi si aggregano all'esterno di questi posti e si vede che lì scende tutto di tutto di più, e quindi certe volte poi dopo pipì dietro i cassonetti cose, e quindi ecco, anche lì secondo il mio punto di vista, ecco, io credo che, ma non solo ad Arezzo probabilmente, ma in tutto ciò che ormai è normale quasi in tutti i posti, che questi controlli debbano avvenire, perché io credo che Saione è, cioè, via Vittorio Veneto, prima via Romana, però è un biglietto da visita, un ingresso alla città, quindi da una parte, e quindi io ho visto che leggevo proprio dei dati stamani, in quella strada il traffico automobilistico è aumentato del 9% in questi ultimi tempi, e quindi ecco, credo che vuol dire che qualcuno arriva da lì alla città, e quindi questo, ricordiamocelo, è il proseguimento della strada del commercio che è Corso Italia, e prima era la strada di eccellenza del commercio di Arezzo, e quindi ecco, dopo Corso Italia si andava, si scendeva e si andava verso Saione, dove c'erano i negozi, le belle cose. L'abitazione aveva il quartiere Giotto dei bei tempi. E anche lì purtroppo certe volte io lo capisco che chi è che ha gli ambienti, è chiaro che tende ad affittarli, non sta a guardare in faccia chi è. Controlli come. Effettivamente su chi affitta, forse qualche controllo in più andrebbe fatto. Per probabilmente vedere, sì. Perché anche lì c'è il sospetto un po' che. No. Non possiamo che essere d'accordo, che assolutamente sì. Io posso però farvi notare. Non solo Saione, ovviamente. Posso far notare un dato, però, che abbiamo potuto vedere tutti i rendiconti del bilancio 2017. Negli ultimi anni, per le spese per missioni, c'è stato un forte aumento delle spese per la sicurezza. Cioè, io, se volete, vi faccio anche vedere il grafico, un estratto del grafico. Sì, ma questo va un po' al di là della sicurezza, capito? Perché. Siamo passati da più di 100.000 euro a 300.000 euro nel 2017 per spese di sicurezza. Perché questo è andato rifatto oggettivo. Io penso che se noi pensiamo che la risoluzione dei problemi del quartiere Saione sia solo quello di un aumento delle forze dell'ordine, di una militarizzazione, io voglio evocare, ricordare. Infatti, non è quello che. Solo infatti, quello. Mi trovo completamente d'accordo sull'analisi che hai fatto te. Però volevo ricordare anche che insomma le azioni che ha fatto questa amministrazione. A un certo punto il sindaco Ghinelli evocò. Ho citato i dati. Sì. Allora, evocò l'invio dell'esercito. Allora, ma noi pensiamo che un problema del quartiere Saione,
che negli anni, come ricordava prima Franchini, ha avuto una grandissima trasformazione e anche dal punto di vista di presenza, va bene, e anche di etnie straniere, va bene, ha subito negli anni un incremento fondamentale. Ma pensiamo che militarizzando si risolve il problema? No, secondo me deve essere un'azione, una serie di azioni congiunte che riguarda la sicurezza, quindi la presenza delle forze dell'ordine, i controlli nei esercizi commerciali, che se mi posso permettere dovrebbero riguardare indistintamente italiani, stranieri, perché poi alla fine penso che la legalità e il rispetto delle regole dovrebbe essere un principio che deve riguardare. Ma dagli italiani vengono. Deve riguardare, dagli deve italiani, riguardare dagli italiani vengono. Io non, quindi non questa. So. Questa, beh, questa è stato chiuso, gestito da cinesi. Quindi. Assolutamente. Ma secondo me quello che poi è mancato in questi anni è anche una seria politica per l'integrazione, va bene? Perché questi, le etnie o le presenze straniere che sono in quel quartiere non è che da un momento a quell'altro scompariranno. Va bene? Quindi noi bisogna creare le condizioni perché la presenza di stranieri che sono residenti, quindi sono a tutti gli effetti, non è che sono le persone che in questo momento sono in attesa di richiedente asilo, lì ci sono persone che da anni risiedono, che però provengono da stati diversi da quelli dell'Italia. Quindi bisogna mettere insieme anche una serie di politiche dell'integrazione, perché quelle persone che sono lì, va bene, che sono magari già la seconda generazione, non è che domani l'altro con le politiche di repressione o con militarizzando quel quartiere scompariranno. No, noi bisogna creare le condizioni perché quel quartiere, come diceva anche giustamente Chironi, bisogna farlo rivivere. In questi anni quel quartiere è stato fatto morire, va bene? E meno male che c'è stato l'impulso da una parte dell'egregio lavoro del Comitato Ascoltando Saioni, di Confesercenti, che ha riattivato quel mercato in Piazza Zucchi, che se no era una piazza veramente morta, va bene? E ben venga il progetto Wake Up di Ascom, finanziato dalla regione Toscana. Tra l'altro, non ho capito, c'è stato anche un intervento della Lega che ha messo, dal capogruppo, no, il segretario comunale della Lega, che addirittura ha messo anche in dubbio sulla bontà di quel progetto. Io dico che più attività. Sì, poi se no ti leggo la dichiarazione. No, la so perfettamente, allora, sto aspettando di che tu possa terminare. Io penso che tutte le iniziative da più parti che vengono messe in piedi per rilanciare, vitalizzare, presidiare il quartiere porteranno risultati positivi. Allora, fermo restando che le spese per la sicurezza che sono aumentate è un dato oggettivo, se no si parla di tanto di chiacchiere e poi si parla di, bisogna cominciare un pochino a enucleare i fatti. È bello questo duello tra tablet e la cartella. Sì, guarda, sono per cose più a enucleare i fatti. Una cosa è la sicurezza, una cosa è la militarizzazione, che in determinati casi ovviamente non può essere neanche esclusa. Allora, questo è il punto. Io ho citato spese per la sicurezza, mi si fa propaganda citando la militarizzazione, che non è la sicurezza da parte dell'amministrazione comunale. L'ha detto il sindaco, non l'ho detto io. Sì, ma io ripeto, non è neanche da escludere in determinate ipotesi, ma io alla mia... al mio attenzione sul dato delle spese aumentate per la sicurezza non posso sentirmi replicare in modo propagandistico con la militarizzazione. Ripeto, l'ho detto all'inizio della trasmissione e continuo a dirlo, occorre investire sul concetto di residenza di lunga durata, perché anche l'intervento che abbiamo fatto noi abbiamo detto per i requisiti per accedere a quel bando ci fosse la residenza di lunga durata, almeno 10 anni, e questo è un dato perché per noi, e lo dico chiaramente, arrivano prima i residenti di lunga data. Questo non vuol dire che un residente di origine straniera non sia un residente di lunga data. Esatto. Bene? Questo è un punto determinante, è un punto centrale. Esatto. Bisogna dare importanza a chi arriva da prima. Certo. Cioè, e investire su una differenza di durata di residenza. Questo per noi è centrale. Tutti i progetti che vanno in questa direzione, che possono far rivivere premiando il concetto di residenza di lunga durata, perché negli ultimi anni abbiamo visto che chi arriva per ultimo ha più diritti degli altri, e vi assicuro, ci sono molti immigrati che votano Lega anche in questa città, ok? Questo è un punto centrale. Non vedo cosa è fondamentale, il voto della Lega con
persone. No, non mi puoi dire che noi critichiamo un'iniziativa, noi critichiamo le modalità di quell'iniziativa. Ma quell'iniziativa critichiamo le modalità allora, di quell'iniziativa. Prima te hai detto che faccio il processo di intenzione. Ancora non sono usciti i requisiti, vabbè, già criticate e vedremo. Io penso che quel progetto, quel capo di Ascom, noi le iniziative che vanno per premiare la città, stai certo che la Lega sarà a favore di quell'iniziativa, ma per premiare i residenti lunga durata. Comunque la critica era sul fatto che la giunta regionale, perché siccome del PD ha finanziato questo progetto, allora non va bene la sostanza. Allora io, questo te lo posso assicurare, non sono mancati atti in questa diciamo per questa città, per questo territorio, che sono stati approvati all'unanimità dal consiglio regionale, perché per noi arriva prima l'interesse degli aretini, arriva prima l'interesse dei toscani. Ragioniamo in dimensioni del territorio, molto spesso al di là delle logiche di bandiera o di sigla, perché quello che interessa alle persone è fare questo. Quindi siete d'accordo sul finanziamento di questo progetto? Vedremo bene cosa sarà di questo progetto, verificheremo con molta attenzione. Giulia, volevo dire al consigliere che ha ragione, ci sono nel quartiere comunità di lunga durata del Bangladesh, del Pakistan, della Romania, e è giusto e lecito includere anche loro. Loro fanno parte di questo luogo e lei ha ragione su questa cosa. Volevo semplicemente aggiungere, Franchini stava parlando prima di un discorso di decoro, controlli ma anche decoro. Sì. E io volevo parlare soprattutto della responsabilità delle istituzioni. Quando si parla di controlli, si potrebbe anche parlare della raccolta rifiuti, di quando avviene, del discorso della presenza di rifiuti pericolosi e poi in ultima analisi anche dell'illuminazione, che viene detta così a caso, ma soprattutto io sento parlare dell'illuminazione al bel vedere, perché io so bene che in alcune zone di Saione le cose vanno bene, ma in quel punto in particolar modo l'illuminazione è un problema. Quando si parla di controlli e di coro e di migliorare l'apparenza ovviamente del quartiere. L'altra cosa che volevo dire era che di nuovo si parlava di sicurezza, ma io volevo semplicemente spostare la terminologia sulla tutela, va bene? Che quando si parla anche di spaccio o di presenza di immigrati nuovi, come stava dicendo il consigliere, è fondamentale parlare di tutela e di vulnerabilità, che include anche soprattutto gli anziani che sono già nel quartiere, che sono incredibilmente vulnerabili, ma si parla anche di questi richiedenti asilo che transitano nel quartiere, che anche creano questa aggregazione che Franchini aveva detto, all'esterno dei negozi c'è anche questa aggregazione di richiedenti asilo o di nuovi immigrati nella zona. E su questo a mio parere c'è bisogno di un intervento di tutela. Se ci troviamo questa situazione dove ci sono persone che stanno all'esterno di negozi e si comportano in un modo non lecito, eccetera, è importante capire di cosa hanno bisogno queste persone. Hanno bisogno di un luogo di aggregazione, hanno bisogno di sentirsi coinvolti, hanno bisogno di sentire un discorso di appartenenza, di essere inclusi in qualche modo. Quindi secondo me è necessario anche un discorso di inclusione e tutela, specialmente se si parla appunto dello spaccio di questi richiedenti asilo. Come finiscono accalappiati, no? Dalla... Certo. Al tempo stesso all'interno di circuiti concetti, di legalità. Residenti di lunga durata che non abbiano commesso dei reati, se no vanno a scontare la pena a casa ovviamente loro. E siamo molto duri di più verso chi sta in questo territorio senza avere diritto di esserci. Vanno assolutamente rimpatriati il prima possibile. Su questo mi auguro il nuovo governo diciamo, che si formi il prima possibile. Vediamo se le promesse assolutamente sono mantenute. Allora, tempo fa la nostra Chiara Salotti aveva ascoltato la voce dell'avvocato Melanie Gravellini proprio sul fatto delle scarcerazioni facili, cioè sì. Perché lo spacciatore che uno dei problemi cioè viene arrestato e poi, come dicevi te, nel giro di poco viene certe volte non si consegna nemmeno il verbale, il resto viene come si dice convalidato, però poi viene scarcerato. Sentiamo un attimo. Ci sono delle norme che vanno applicate, sull'applicazione delle norme decide il giudice, che fa le sue valutazioni. Relativamente alla questione delle sostanze stupefacenti vengono valutati alcuni elementi come la quantità, la pericolosità del soggetto che è trovato in possesso di questa sostanza stupefacente, altri elementi che fanno sì che poi venga decisa
in concreto e la misura cautelare e poi la pena quando ci sarà il processo. Il discrimine dunque è rappresentato dalla modica quantità. La maggior parte dei piccoli spacciatori vengono sorpresi unicamente con piccole dosi. C'è un articolo che è del DPR sugli stupefacenti, che è l'articolo 75, che se un soggetto viene trovato in possesso di una quantità minima di sostanza stupefacente, si tratta solo di attività amministrativa, non viola la norma penale. Cosa si intende per piccole quantità? Pochi grammi di sostanza stupefacente, in particolare ci riferiamo al fumo, le quantità di fumo sono meno, destano diciamo meno allarme sociale nella popolazione, vengono valutate appunto in maniera diversa che non le droghe pesanti, addirittura le droghe sintetiche, quelle che fanno più danni sicuramente che non il fumo. Ecco, oltre alle modiche quantità, l'altro elemento è lo svuota carceri. Dunque la norma di per sé va al di là, secondo me, dello svuota carceri, perché la carcerazione preventiva, la misura cautelare, dovrebbe essere richiesta solo quando vi è un'esigenza. A volte il difensore non riesce a comprendere bene quali siano le decisioni del giudice che la applica, però al di là dello svuota carcere credo che dovrebbe essere, salvo i casi particolari, i casi più gravi, demandato al termine del processo l'applicazione della pena e l'espiazione. Ultima parte, lo abbiamo visto prima appunto il perché, insomma, da un noto avvocato ci sono queste scarcerazioni. Abbiamo accennato prima anche a un'altra via, che è via Provenza, che si trova proprio lì dietro via Tagliamento, lungo la ferrovia, una strada senza uscita. Strada della consumazione. Della consumazione, dove tempo fa probabilmente dei residenti avevano messo quel bottiglione dove qualche tossicodipendente almeno aveva il buon cuore, no? Di infilarlo nel bottiglione, non per terra. Purtroppo però oggi la situazione è di nuovo questa. Sentiamo Greta Settimana. Inizia da via Provenza il nostro viaggio attraverso le segnalazioni che ci avete inviato in merito appunto alle zone che continuano ad essere diciamo rifugio di tossici e di persone che vivono ai margini della società. Via Provenza appunto è una di quelle strade che da sempre, insomma, era stata presa appunto come rifugio proprio per il consumo e lo spaccio della droga, e ci sono segnali che purtroppo questo ancora accade. Ci sono tantissime siringhe per terra anche tra un'auto e l'altra, e anche al di là di questa rete che è stata sistemata, questa rete metallica, proprio per evitare appunto che questo consumo di droga avvenisse. Tantissime le siringhe che abbiamo ritrovato anche al di là della cancellata in cemento che delimita la proprietà delle Ferrovie dello Stato. Il nostro viaggio prosegue con il parco di via Fraguettone da Arezzo, davanti alla prefettura, ripulito dalle numerose siringhe appena un mese fa dagli esponenti di Casa Pound. Una situazione simile riscontrata anche al Pionta, al parcheggio Cadorna e in molti altri luoghi cittadini in cui sono state necessarie azioni di riqualifica. Quello che i cittadini ci rappresentano è un continuo stato di degrado in queste zone che ormai sono rifugio di tossici e spacciatori. Unica soluzione è il videocontrollo, che potrebbe fungere da deterrente e da importante strumento investigativo. Chiedo a Fabrizio, questo nuovo mercato di Piazza Zucchi, che risposte sta dando? Siete contenti? Ma le risposte sono buone, essendo all'inizio, e direi che sono soddisfatti anche i commercianti. Sicuramente è entrato già nella testa dei residenti che è un appuntamento fisso del martedì, dove possono fare acquisti intelligenti, ricchi di bontà, ma anche di tradizione e cultura. La piazza, tra l'altro, diventa un bel motivo di incontro, oltre che di commercio, è vissuta, e quindi è un'iniziativa, diciamo, ok, che veramente ha rappresentato un qualcosa di nuovo per tutta la zona, ha ridato speranza, e un'iniziativa intorno al quale ora costruiremo altrettante iniziative, sia spot e alcune anche più durature, perché abbiamo in mente di fare una pedalata che parte proprio da
Piazza Zucchi e coinvolga un pochino tutta la zona Saione. Abbiamo in mente a breve una lunga giornata di mercato con karaoke e festa in piazza, in modo tale anche di renderlo ancora più visibile e via dicendo. Poi volevo richiamare l'attenzione, invitando tutti i telespettatori quindi a venire tutti martedì mattina in Piazza Zucchi a vivere Saione in modo intelligente, con acquisti intelligenti. Volevo anche premettere una cosa: mi piacerebbe, spero che anche i politici qui presenti lo possano raccogliere, anche con l'Ordine degli Architetti di Arezzo, e approfitto dell'occasione anche per lanciargli l'idea, anche di poter, che rappresentano peraltro un punto di riferimento per la città, per il decoro della città e per l'aspetto della città, questa bellissima città ricca di storia e di cultura che a mio modo di vedere deve puntare in primis sul turismo perché ha tutte le qualità. Volevo lanciare a loro un'idea di studiare un progetto per riqualificare la zona e ad esempio anche per Piazza Zucca, riguarda Piazza Zucchi, per renderla ancora più attrattiva, più bella e anche più funzionale, ad esempio facendo riferimento anche all'illuminazione, perché in quella zona nonostante ci sia anche una tratta di strada ad alto traffico che collega l'ospedale, purtroppo è carente l'illuminazione, e siccome la piazza in estate anche diventa un grande punto di aggregazione, credo che deve essere considerata e deve essere degna di quel nome che porta, Zucchi, uno dei nomi che ha fatto grande la città di Arezzo, l'industria di Arezzo. Che sarà mia premura quanto prima intervenire. Grazie. Un flash, visto che Giulia prima evocava giustamente anche il Pionta, perché anche qui questa anche armonizzazione tra le varie proprietà, tra cui c'è quella villa, insomma, che è indecorosa, anche lì ci siamo stati varie volte, insomma, è veramente, non si può, perché come si anche dice, lì succede di tutto. Il candi troppi padroni morì di fame. Esatto, cioè lì il disagio è, al di là che uno può essere anche suggestionato, perché sa quello, il disagio c'è quando si va in questo parco. Ecco, c'è qualcosa all'orizzonte, ecco, da consigliare di maggioranza sul Pionta? Sarà nostra attenzione continua quella di operare per migliorare la vivibilità di tutte le varie zone e quartieri della città, anche nei parchi. Abbiamo già prodotto una serie di interrogazioni per sollecitare anche per quanto riguarda il Pionta. Queste sono interrogazioni di maggioranza, ma per stimolare l'amministrazione a fare ancora meglio. Di certo possiamo dire che ereditiamo dei problemi del passato, e soprattutto c'è il fatto che, come osservavo prima, per lunghi anni c'è stata una gestione di fenomeni di carattere nazionale in modo sbagliato dai governi centrali. Quindi va cambiato. Noi diciamo, siamo certi che il nuovo governo potrà dare davvero un grande contributo perché possa esserci una gestione di certi fenomeni in modo completamente diverso da quello che è stato, e possano finalmente ritornare prima gli aretini. Ecco, abbiamo un assessore senatrice che sicuramente è filo diretto assolutamente Tiziana, che è assolutamente presente anche oggi ad Arezzo. Sì, conclusione veloce, sì in attesa di risultati sulle promesse elettorali, sui rimpatri, che insomma vedremo, fiduciosi su questo argomento. Tornando invece al problema del Pionta, penso che sì, ci sia da lavorare molto. Non è corretto, non è giusto dire che negli anni precedenti non è stato fatto niente sul Pionta, perché alcuni progetti sono partiti, alcuni anche completati e altri invece completati con questa amministrazione, come è logico che sia nella continuità amministrativa delle città. Però alcuni progetti, tipo la pista ciclabile, tipo il progetto di manutenzione straordinaria dell'area, chiaramente c'è necessità di interventi massicci. Quello che posso dire è che mi dispiace che l'amministrazione comunale abbia perso una grande occasione, perché nel bando delle periferie degradate, finanziato, e che anche questa amministrazione ha avuto dei finanziamenti, 17-18 milioni di euro, poteva essere dedicato maggiore attenzione all'area del Pionta, poteva essere preso proprio come quartiere campione e investito delle risorse ingenti, riconoscendo che quel parco ha dei problemi, e quindi facendo una serie di progettualità, senz'altro sarebbe stato
finanziato, e probabilmente negli anni avremmo potuto dare anche delle risposte, indipendentemente dalla maggioranza o la minoranza, a quella parte di Arezzo. Ah, dobbiamo chiudere velocemente. Velocemente, sì. Allora, convinti che con le iniziative, anche quelle più piccole, si può dare un contributo importante al rilancio della città, volevo ringraziare per il mercatino di Piazza Zucchi tutti i martedì mattina il comune di Arezzo, che ha dato il patrocinio, ha dato un grosso contributo alla realizzazione, ma soprattutto Confesercenti, CIA e Confagricoltori, e un ringraziamento particolare per l'attenzione che ripone verso il quartiere anche all'associazione Ascoltando Saione. Giulia, la conclusione la lascio a te, sei soddisfatta di queste risposte? Come ultima cosa volevo semplicemente riportare l'attenzione alla nostra petizione di quartiere che stiamo svolgendo. Volevo dire alle persone che per leggere la petizione, che parla di un problema a livello di sistema e di tutela dei residenti, può andare al nostro sito, ovvero ascoltandosaione.wordpress.com, o può venire a leggere e firmare la petizione sempre nei tre locali all'interno del quartiere, ovvero Rox Parrucchieri in via Trionfo, via Vittorio Veneto, alla Merceria Il Bottone al Belvedere, o a Fumettopoli in via Piave. D'Angelo Rossi. D'Angelo Rossi. Allora, Piero, noi ci rivedremo la prossima settimana col sindaco Alessandro Ghinelli, e che avrà un confronto con la ASL, dopo, a due mesi di distanza circa dagli stati generali della Noi sanità. Diamo l'appuntamento, quindi, perché questa è una cosa altrettanto sentita, sì, della sanità, sì. E quindi perché effettivamente spesso e volentieri succedono delle cose che non devono succedere, magari non ci sono delle colpe, diciamo, dirette, però probabilmente, diciamo, occorre porre attenzione, quindi noi aspettiamo la prossima settimana per poterne parlare e vedere di ottenere qualcosa. Grazie davvero a Marco Casucci, grazie ad Alessandro Canischi, a Giulia Perucchio, a Fabrizio Chivoni, a Piero Franchini, alla prossima settimana.